troviamo a Genova Teglia. E siamo da Sommariva Marmi e Graniti. Qui con me c'è Andrea Spagnolo. Ciao Giorgia. Ciao Andrea, artigiano specializzato nella categoria dei lapidei. Ho detto giusto? Hai detto giusto, anche se per lapidei poi si intende il marmista, quello che lavora il marmo, il granito, l'ardesia. Nel nostro caso, da non confondere con chi fa le lapidi. Noi facciamo anche le lapidi, però lapidei è il termine che... Globale. Però ci conoscono tutti come marmisti poi alla fine. Ok, quindi Andrea è un marmista. Un marmista. Caro Andrea, come sei diventato un marmista? Guarda, io ho cominciato da bambino, l'attività ha cominciato mio nonno. Sì. Che era Sommariva già lui come nome. Sì. E io ho cominciato che avevo 15 anni. Quindi prestissimo. Prestissimo, guarda, sono tanti anni veramente. Ma sempre qua, nello stesso posto? No, eravamo in un altro laboratorio, dove ha cominciato mio nonno negli anni 70. Io ho cominciato da ragazzino a imparare, poi successivamente, chiaramente, è mancato mio nonno, è subentrata mia mamma. Tua mamma? Sì, mia mamma, diciamo, in ufficio. Ah, ok. Poi mia mamma è mancata, allora ho aperto questa attività qua io. Prima eravamo a Bolzaneto, adesso ci siamo spostati dal 2007 qua a Teglia. Ma nel tuo caso ti è stata trasmessa anche la passione, cioè a te piace il tuo lavoro? Sì, assolutamente sì, certo, non lo cambierai anche perché dopo tanti anni. Cos'è che ti piace di più di questo lavoro? Ma guarda, forse è quando tu crei un oggetto, cioè partire dalla lastra, arrivare e poi portarlo alla finitura, vederlo finito, che può essere un top da bagno, può essere un altro oggetto. Un top da bagno come quello a cui stai facendo adesso? Come questo, esatto. Ok, mi descrivi un po' le fasi, perché qua siamo già in una fase abbastanza avanzata. Qua siamo alla fine, Giorgia. Allora, funziona in questa maniera qua. Viene estratta la lastra dalla cava. Sì. Ci viene portata qua noi a Genova. Poi noi, quindi, quando ci arriva la lastra qua a Genova, abbiamo il macchinario per tagliarla. Sì. Il macchinario la taglia a misura. Sì. Dopodiché viene lucidata, se è da lucidare, certe lastre sono già lucide, arrivano. Dopodiché viene fatta la finitura. La finitura, in questo caso, che può essere il buco, il bordo, la finitura arrotondata, questa cosa si chiama finitura a toro. E poi l'ultima lavorazione che ho lasciato per noi è quella della pulizia finale, ossia dove viene tolta la cera. Ok. Quindi noi ora stiamo procedendo alla finitura, che ci lascia il nostro top bello da montare in casa. Un lavoro facile questo, l'ultimo. L'ultimo è facile, l'ultimo, perché tutte le fasi prima... Quelli un po' meno, sono un po' più pesanti. Pesanti anche proprio nel vero senso della parola, sì, no? Perché sì, quanto, quello, per esempio, una lastra così, quanto pesa? Ma così finita sarà 70 kg. Che portate a mano? Ma abbiamo i supporti delle gru, la gru fissa e la gru esterna. Ok. Quindi poi tante volte chiaramente a mano, senza superare le norme di legge dei vari chili, però comunque... qualcosa a mano porti sempre. Non hai bisogno di andare in palestra? No, assolutamente. Insomma. Oltre ai bagni, cosa fate? Noi facciamo bagni, poi tutto quello che comprende tutti i marmi, i pavimenti, finestre e poi comunque anche una parte di cimitero. Sì. La parte di cimitero dove noi abbiamo chiaramente l'autorizzazione a lavorare nel cimitero di Stagliena e in tutti gli altri genovesi. Ok. Quindi vari ripristini oppure anche opere nuove. Quindi c'è tanta richiesta per il tuo lavoro? Ma in questo momento qua tantissima, perché c'è questa ristrutturazione, sai, del 110%. Sì. Il super bonus. Il super bonus del 110%, quindi c'è molta richiesta in questo momento. E c'è anche altrettanta offerta? Sì, cioè, diciamo sì e no, nel senso che c'è tanta richiesta di personale nel nostro settore, ma nessuno che poi viene. Ah sì? Certo, i ragazzi proprio non c'è... Non c'è proprio l'idea, non sono proprio... Cioè ci vorrebbe un po' di informazione nei vari lavori, cioè quello che comunque non ti dicono, ora vogliono fare tutti gli influencer, ma nessuno vuole fare un lavoro manuale e quindi di conseguenza l'offerta viene a calare. Ma tu pensi che questo avviene un po' perché insomma anche fisicamente è un lavoro duro e i ragazzi non hanno voglia di farlo, oppure alcuni proprio non lo conoscono? Allora neanche. Qualcuno non lo conosce proprio, anche perché noi non glielo diciamo, quindi i giovani non lo sanno.
altri possono avere dei problemi fisici, d'accordo, però prima bisogna farli provare. Dove si può apprendere quest'arte? Ma guarda, secondo me devi provare, non è che puoi apprenderla così, cioè ti deve piacere, sì, puoi venire qui col genitore, vedi che lavori, e allora ti può venire voglia. È chiaro che se poi un genitore ti dice no, lì non ci vai a faticare perché ti devo far fare l'avvocato, non va bene questo. Sì, in effetti siamo un paese di avvocati, tantissimi. Un paese di avvocati, influencer avvocati in questo momento qua. Tutti influencer. E invece allora facciamo proprio questo appello, cioè mancano i marmisti. Mancano i marmisti. E c'è lavoro. E c'è lavoro. Mancano tante categorie, compresa la nostra, anche perché non è semplice, non si impara in una settimana. Non puoi venire a fare una prova di una settimana, sicuramente in una settimana ti demoralizzi. Poi anche ho visto questi macchinari che sì. Hai che insomma fanno paura a vederli così per la prima volta perché fanno tagliano. Fanno rumore, sì. Comunque ci sono tutte le norme di sicurezza, noi siamo abituati, comunque stiamo attenti. Perché ora io non ho la mascherina, però se c'è un po' di polvere usiamo le mascherine per proteggerti, usi i guanti, usi le scarpe. E comunque non si scherza, perché una lastra è sempre pericolosa. Perché poi da lastra a lapide passo breve. Sì, comunque è tutto pericoloso, cioè i pesi sono tutti pericolosi, bisogna soltanto cercare di lavorare come si deve. Tu intanto stai Sì, io intanto stavo pulendo, vedi, sì, perché questo è il lavoro che dovevo finire, quindi. Che in effetti vista così è quasi è rilassante. Sì, questo è l'ultimo lavoro, è quasi divertente fare questo lavoro qua, potresti farlo anche tu volendo. Ma posso provare? Sì, prova. Anche senza guanti, va. Anche senza guanti. Ah, ok. Tanto mi sembra un po' quando pulisco il lavandino della cucina, no? Più o meno. Però sei brava, quasi quasi ti assumerei. Ah, vedi, ma donne ce n'è che fanno questo lavoro? Qualcuna a Carrara, sì. Mi racconti se hai voglia di condividere il tuo segreto, Andrea? Ma guarda, io il mio segreto ti dico negli anni ho imparato questo, te ne potrei raccontare tante, però il segreto è usare dei buoni materiali. Perché dici comunque come materie prime. Sì, perché se io uso un materiale buono comunque non c'è contestazione, non c'è nulla. Se io uso un materiale che non è buono, io arrivo a questo punto della lavorazione che mi si rompe. Oppure ha un problema, cosa faccio? Dove lo prendi tu il materiale? Ma guarda, solitamente a Carrara, perché comunque giù, questo viene dall'Africa, però usiamo tantissimo in questo momento qua marmo bianco dalle cave di Carrara, poi usiamo ardesia, tantissima, e poi tutti i graniti che hanno le varie destinazioni, India, Cina, arrivano un po' da tutto il mondo, però come deposito a Carrara in questo momento qua. Ti piacerebbe a tua volta tramandare questo lavoro? Ma infatti io ho insegnato a tanti ragazzi nella vita, però poi chiaramente sai, cioè tu gli insegni, però poi ognuno prende la sua strada. L'ultimo è stato lui che è dal 2007, che è qua con me, che non aveva mai fatto un marmista, e direi che è molto bravo. È ucraino lui. Come sto andando? Direi benissimo, sai Giorgio, direi che sei assunta da domani. Sono assunta, sì, grazie. Sì, direi di sì, guarda. Praticamente perfetto. Ma è finito? Adesso è finito. Allora, meraviglioso, abbiamo fatto il nostro capolavoro. Il capolavoro è finito questo adesso. Ci siamo riusciti, vedi, alla fine. Ma mi sono emozionata. Ma sei veramente brava. Grazie Andrea, grazie a te, di cuore. Giorgio.